Curiamo i bambini malati di cancro in un sottoscala per paura dei bombardamenti. È una situazione disumana. Così intervistato da Lombardia Notizie, il dottor Damiano Rizzi dell'Associazione Pavese Sole Terre Onlus, che opera a favore dei bambini con malattie oncologiche a Kiev, dove è in corso la battaglia fra Russia e Ucraina. Stiamo continuando a curare i bambini malati di tumore nell'Istituto Nazionale del Cancro di Kiev. E nel rifugio, immaginate un sottoscala protetto dove ci sono dei materassi per terra e i bambini sono attaccati alle pompe di chemioterapie per continuare le cure. Sono i 15 pazienti più gravi, mentre invece quelli che potevano continuare le terapie via orale, via bocca, e li abbiamo messi al sicuro alcune altre città, perché in questo momento tutti stanno scappando da Kiev, ci sono gli aerei sopra Kiev che stanno girando. Stiamo in questo momento navigando davvero a vista e ci aspettiamo però, come dire, nelle prossime ore un ritorno alla pseudo-normalità e quindi un ritorno di bambini negli ospedali e ospedali che avranno gravi difficoltà a far fronte alle cure.